Mi sono fatto un po' una risatina, ho detto ma scusate, avete un sacco di tecnologie, quindi vedete un po' dove sono tanti. E lui lo sa, i 6 metri cubi che perdono, da dove sono? Quelli del comune. Procediamo, perché sennò non finiamo. Va bene, sì, allora, ci sarebbe da sistemare, sarebbe da sistemare quella. Prima di perdermi l'occasione è unica, facciamo rivedere tutto. La pianta è stata tolta. Questa è appena tagliata e appena arriva la stagione. Ah, ma sono due. Vengono, tireranno su per un ok, quindi quel tronco lì se lo sono dimenticato dopo il taglio dell'albero. Ah, ci sarebbe da togliere via quell'albero e quindi via dietro è sporco. Ma i lavori per cosa sarebbero qua? Non si sa. Non l'ho vista inserita nella prima rotta, per questo che sto dicendo. Però non capisco che cosa. Questo barramento così. Questo con il vento che c'è stato è andato giù da solo. Questo è il cantiere permanente che hanno lasciato là. Cantiere permanente. Sì, che l'impresa che aveva. Ha vinto l'appalto per completare, ha lasciato a macchie di leopardo dei lavori dietro, è diventato un cantiere permanente. Ah, un altro fallimento. Questo? Ma rimane sempre sullo stesso traliccio, perché io non lo trovavo più. Se volevi prendere, questo qui è l'ingresso. Sì, quello l'ho già ripreso, le finestre. No, è l'ingresso della palestra. Ma quello là scappa ogni tanto. No, gli cambiano il colore, gli cambiano il colore. Sì, ma dicevi? Volevo dirti, questo è l'ingresso autonomo della palestra, ecco un'altra particolarità. Ah, della palestra, cioè, questa La palestra, se viene utilizzata da una società sportiva, può utilizzarla indipendentemente dal disturbare il personale ATA, è una caratteristica che hanno alcune scuole. Ho capito. Questa ce l'ha, cioè possono entrare con la chiave senza che ci sia la necessità che sia presente qualcuno. È una cosa che magari voi non ci fate caso, ma è molto importante. Sì, sì. No? Perché in termini di costi non deve esserci presente un'ATA quando viene utilizzata. Beh, diciamo che in quei casi è relativo, no? Nel senso che diciamo che la problematica è la disponibilità del personale ATA. Il costo poi dovrebbe essere in carico all'associazione, alla società che l'utilizza. Quello. Che aule, Paolo, che aule sono quelle là? Quindi? No, sono un'aula di sostegno, sono quelle là? Quelle bisogna sentire Antonio. Credo che siano le aule di sostegno e l'aula di... Antonio, aula di sostegno? Sì, sono su al secondo piano. Sì, ma una è aula di sostegno. Potrebbe essere. Antonio, che aule sono quelle? Che aule sono quelle che ci sono sopra qui? Allora, ci dovrebbe essere l'aula delle cartine, si chiama. Ok, è l'aula di sostegno. Sostegno. Sì, quella che è scritta qua. Sì. Cartine o magazzino? L'aula delle un'aula magazzino. Sì, sì, adesso praticamente è chiusa. Questo è stato messo recentemente e c'è un contratto dove praticamente la scuola prende dei soldi. Prende qualcosa perché praticamente per dare, perché dà diritto di passaggio al camion di Romo che lo perché il muro si può vedere, però la luce di qua vedere quello che c'è sopra le scale. Supponi che uno deve dormire lì, non può dormire.